Ciao a tutti cari amici di Fish Project, siamo qui oggi per il nostro consueto appuntamento del giovedì. Questo giovedì sta piovendo e quindi abbiamo scelto di effettuare una pesca che si chiama shore jigging. Lo shore jigging è una pesca che si fa dalle scogliere o da alte zone da terra e andiamo alla ricerca di spigole, serra e, se siamo fortunati, delle lecce. Che attrezzatura dobbiamo utilizzare per effettuare questa pesca? Ottimo, questo video ne parleremo. Per lo shore jigging abbiamo bisogno di canne abbastanza lunghe e noi abbiamo scelto nel nostro catalogo delle canne che ci propone il marchio MeasureCraft, e la prima che andremo a vedere è la First Cast. La First Cast è un modello di base di casa MeasureCraft che però ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e propone dei fusti molto performanti dal peso abbastanza contenuto. Noi abbiamo scelto la 962 LSJ, che è una cannina appunto abbastanza lunga per poter pescare in sicurezza dalle alte scogliere, e ha una grammatura che varia dai 15 ai 50 grammi. Questa cannina deve essere abbinata a un mulinello taglia 5000-6000 e ha dei trecciati da 25-30 libbre. È quella cannina che dobbiamo utilizzare per ricercare appunto la spigola e il serra o il barracuda, con artificiali che partono dai 10 cm fino ad arrivare a dei needle che possono misurare 17-18 cm. È una canna dall'azione abbastanza morbida di punta che ci permette appunto di sentire gli artificiali più piccolini, ma che però poi ha una schiena abbastanza tosta per poter gestire sia le prede in sicurezza, ma anche per poter lanciare contro vento o in situazioni appunto di meteo avverso. È montata con anelli Fuji doppio ponte, un look abbastanza minimale, un'eva ad alta densità, una placca Fuji DPS, manico splittato e un boot end sempre in eva ad alta densità. Questo è un modello un po' base della casa MeasureCraft, che però va a integrare una serie un po' più costosa che andiamo a vedere adesso, che è la serie Solpara. La Solpara è uno dei modelli più iconici del marchio MeasureCraft, e per questo il brand giapponese ha scelto di elevare un po' questo modello portandolo a delle caratteristiche veramente performanti. Noi abbiamo preso la 902 LSJ, abbiamo scelto una canina un po' più corta della First Cast, che però ci permette ugualmente di pescare contro vento o da scogliere molto alte. Abbiamo preso la versione 40 grammi, che ci permette appunto di utilizzare dal minnow da 10 cm fino ad arrivare al popper di 40, e in più, a differenza del modello First Cast, ha un grezzo molto più leggero, una placca in eva ad alta densità che non è stata splittata nella parte posteriore e un boot end in cork molto resistente se appoggiamo la canna sui sassi. Questi modelli sono entrambi due pezzi, vengono montati sempre anche questo con una taglia 5000-6000 del mulinello e sono molto pratici da trasportare. Possiamo attaccarli allo zainetto, possiamo portarli in motorino, in macchina, senza avere problemi. Però quando andiamo a pescare a volte ci serve quel qualcosa in più, e sempre della serie Solpara abbiamo il modello 962H, questo è un modello che può lanciare fino a 80 grammi, ha un range anche di catture più alto, perché con questa possiamo catturare anche la leccia senza nessun problema. È un modello con una votazione, ha dei jig anche molto più pesanti che possono essere 80 grammi e dei popper a bocca larga da 60 grammi. Ha la peculiarità di avere una capacità di lancio molto molto elevata, che ci permette di arrivare appunto contro vento dove dobbiamo cercare la nostra cattura. Abbiamo scelto questo tipo di canne perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e si prestano molto bene a questa tecnica. Ora volevo spiegarvi una cosa che molti ci chiedono qui sotto, e infatti se avete altre domande scrivetecele qui sotto, che poi noi risponderemo con calma nei nostri video. E la domanda che ci avete fatto è: perché
ci consigli di utilizzare una canina che ha un range magari di 60 grammi anche con jig che arrivano a 80. Questo ve lo consiglio perché il jig, a differenza del popper a bocca larga o del VTD abbastanza voluminoso, non crea né attrito né durante il lancio e neanche durante il recupero, e quindi possiamo utilizzare una grammatura più alta rispetto a quella indicata. Su alcuni marchi giapponesi infatti mettono sia la grammatura lanciabile per gli artificiali che quella per i jig, e di solito è superiore. Bene ragazzuoli, adesso sta cominciando a piovere, noi andiamo a pescare. Vi invito appunto ad iscrivervi al nostro canale per seguire un po' le nostre avventure e un po' i prodotti che vi proponiamo. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento del giovedì. Statemi bene, ciao!